e chiamate a questo punto tasto pausa. Quando arriva il pensiero ossessivo, nel mio caso per esempio io soffro di attacchi di panico, allora per esempio cioè, comincia una certa, un meccanismo che mi può portare al panico. Che cosa devi fare? Devi dire, guarda che premi il tasto pausa. Il pensiero ossessivo ha due strade, o si ferma, perché l'hai visto, l'hai sgamato, oppure prosegue ma attenuato, comunque rallenta, perché questo gesto, pausa, sei d'accordo? Non ci credi? No, non ci credo invece. Azzurro il pomeriggio, il campo azzurro è lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, ma treno pensieri all'incontrario, siamo con Franco Erminio, l'ospite del terzo appuntamento di Fermo sui libri. Che cos'è la scrittura e cosa rappresenta per te? Nel mio caso, posso parlare appunto solo del mio caso, è un tentativo di stare in piedi, è un tentativo di prendere contatto con la realtà, nell'idea che forse la realtà non è il mio posto, non è il posto forse per i poeti, e quindi la scrittura è un po' cercare una strada per farsi un nido nel mondo, però è un nido che poi continuamente si sgretola, lo devi ricostruire, insomma è un'opera infinita, e poi non sai manco bene che cos'è, perché se tu sai che cos'è la scrittura, ti esce la scrittura morta, qualcosa che non sai, però è una necessità. È necessario scrivere. Un'altra grande passione è questo viaggio infinito nei paesi dove nulla accade. Qual è la cifra simbolica, se c'è, di questo tuo viaggio? Ma la cifra nulla accade, e in realtà poi accade qualcosa, perché questo nulla, questo niente, questo vuoto, che ha una sua densità particolare, rilascia un'emozione, in qualche caso anche una commozione. A me sembra di intravedere una desolazione in quei luoghi, che però è anche beatitudine, che anche certe volte a me, ovviamente che li attraverso, no? Per un poco, crea quasi un senso di lietezza, no? Mi emoziona, a volte quasi mi dà gioia vedere appunto questa luce, questi posti, no? Abbandonati, perché i luoghi affollati di umani, come se avessero perso qualcosa, come se l'uomo dove è più presente lascia andare un po' il sacro, lascia andare il rapporto con Dio, con la poesia, con la bellezza. Questo mi sembra un po' la lezione. Quindi il margine nasconde ancora l'intensità. Noi dobbiamo guardare il mondo. Forse il mondo è stato così rovinato perché non ha avuto sguardo e quindi non ha avuto riguardo. A me sembra che andare ovunque vai c'è qualcosa da guardare. Anche da casa al tabacchino, da casa alla piazza, se tu guardi con attenzione, se tu ogni cosa osservata intensamente, lungamente, quasi un po' ti guarisce. Quindi io ho il mondo esterno come farmacia, quindi guardare serve a guarire. Tu parli del tuo corpo, questo corpo senza confini, qual è il rapporto con il tuo corpo e perché è così importante? Ma è importante perché io ho un rapporto complicato col mio corpo, io ho paura, il corpo è il luogo in cui moriremo, no? E quindi si scrive col corpo. Io non sono un intellettuale, perché appunto che si forma sui libri, io traggo le mie parole dal corpo, dagli stati del mio corpo, il mio corpo pieno di rabbia, il mio corpo pieno di gioia, il mio corpo innamorato, il mio corpo spaventato. Quindi è un rapporto di intimità e distanza, perché io sono il mio corpo, ma lo osservo anche come se fosse una cosa straniera. È un po' il rapporto col paese. Io sono nel mio paese, ma sono anche fuori, perciò forse lo guardo bene, perché sono intimo ma anche estraneo. E lo stesso accade col corpo.
Siamo con la direttrice artistica Oriana Salvucci, ci dia un giudizio sulla serata. Una serata epifanica, anche molto surreale, molto diciamo poco accademica, molto informale. È stato in puro stile Arminio un fare comunità, parla di poesia come malattia. Io personalmente ho visto praticamente la poesia come epifania, come intermittenza del cuore, come sofferenza ma anche come felicità, come gioia. Invece sui prossimi eventi cosa ci dice? Il prossimo appuntamento è per il 26 di maggio, inizieremo alle ore 18 con il Caffè Scienza curato dall'Università di Camerino all'Art Asylum. Il Caffè Scienza è una nuova modalità di parlare di scienza e di vedere come anche la scienza ha a che fare con il quotidiano. Il titolo dell'appuntamento è Oltre l'ipercubo. E dopo l'appuntamento con il Caffè Scienza siamo al Teatro dell'Aquila con Serena Dandini alle 21:15. Vi aspettiamo numerosi partecipi come sempre. Grazie.